Ragazzi, qua è Loli Fasterix e bentornati in un nuovo video. Ragazzi, oggi siamo in un video particolare perché andremo a cucinare delle braciole e in più andremo a tagliare dei pomodorini dell'orto, mi sembra, e faremo anche la tavola. Quindi io vi lascio al video, spero che vi piaccia e ci vediamo dopo per le conclusioni. Ok raga, allora si tagliano i pomodori, questo è il mio, stasera cena per due, quindi buona così, sono pomodori dell'orto, buoni, salutari. Hey. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop, no I can't stop. So baby pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like that tattoo on your shoulder. Oh, c'è un buco. C'è un buco, Butta via. Ok, raga, abbiamo tagliato i pomodori. Tagliamo la mani, Puliamo la postazione. Ok. Quel taglio ci servirà, lo lasciamo di parte, l'abbiamo qua. Ah, ma funziona sto qua? Io ho usato oggi. Ok raga, fuoco lento, è a posto. È l'onza di maiale raga. Ragazzi, l'onza di maiale. Lasciamo là a rosolare 3 minuti. Ragazzi, ditemi se volete altri cook vlog dove io vi faccio vedere cosa cucino. Ho visto che il primo cook vlog vi è piaciuto. Adesso sentirete un po' di casino. E queste qua sono l'onza di maiale, come ho detto prima. Manca l'aceto? Manca l'aceto buono. Condiamo le robe. Mettiamo l'aceto. Poco raga. Poco. Ok. Aceto di Modena. Mescola. Guardate. Raga, stiamo andando un po' tardi perché abbiamo dovuto fare delle robe, tante cose, quindi mangiamo a quest'ora. Ma voi vi consiglio sempre di mangiare alle 7:30, che è l'ora giusta. Non è neanche l'ora delle galline, ma non è neanche l'ora troppo tardi, quindi buona. Ho visto che l'ultimo video dell'aggiornamento vi spiegavo dove andavo in vacanza e questi mesi cos'è stato. Vi è piaciuto? 3 like, grazie mille. Guarda, c'è tanta acqua. Vi ricordo che quando cucinate dopo dovete sempre pulire la vostra postazione, ma lasciarla in disordine perché così lavorate meglio. Giriamo raga. Sono cotte da una parte, adesso tocca all'altra. Bisogna sempre stare dietro al cibo che si cucina, perché se si va da un'altra parte può essere che bruci tutto. Chef! Raga,
Facciamo l'intervista allo chef. Chef, cosa si ha di frutta? Di frutta cosa si ha? Pesche. Ah, pesche. Ci abbiamo di frutta pesche e ritorniamo alla postazione. Ok? Aspettiamo un altro po'. Time lapse da 3, 2, 1. C'è un 8. Raga, 8. 8. Ok, raga. Aspettiamo ancora un minuto. Prendiamo la frutta. Porterò con me. Si prendono due pesche. Hola. Una, due. Come gli mettiamo un po' di olio? Perché fa così? Perché fa così? Perché si spiaggiava? Si mette sale. Ok. E un po' di olio. Facciamo l'assaggio, vediamo se siamo stati bravi. Un po' bruciacchiata, Non ci Buon appetito. Come dice Cristina Parodi, cotto e mangiato. Shoulder.